minimo frattanto lusingato dallo sproloquio assai ben recitato e senza alcun sentore né presagio di un disegno ingannevole e malvagio rivolto all'ospite in tono gioviale lo ringraziò per il dono augurale benché non abbia avuto mai notizia del vostro regno accolgo l'amicizia che professate Berò volentieri questo nettare e spero che si avveri l'influsso di natura prodigiosa che gli attribuite. Ed anche la mia sposa desidero che beva e che vi esprima insieme a me riconoscenza e stima. Il vino prelibato che mi offrite in sì eleganti anfore tornite venga servito subito ai presenti per un brindisi. Formulo ferventi auspici che la sua genuinità ci testimoni l'autenticità dell'amicizia fra i nostri paesi. Queste espressioni nobili e cortesi furono accolte con un nuovo applauso ma non potevano incontrare il plauso di Gelsomina che impotente, pallida per il terrore Intuiva una squallida macchinazione dietro i complimenti di Bavone e di suoi spietati intenti, versato dunque in coppe di cristallo, il vino acceso di un rosso corallo fu distribuito a tutti i convenuti, che in attesa di bere, compiaciuti del bel colore e del profumo intenso, erano affatti ignari dell'immenso pericolo che lei stava correndo sempre più confermata nell'orrendo sospetto. Minimo, dissigillata lampollina ne aveva già versata una parte in due piccoli bicchieri forniti da distinti camerieri, pronto a sorbire il suo, e ne porgeva uno alla sposa. Ma lei rimaneva immobile, capiva che era pieno di qualche inesorabile veleno. Non sapeva però come sottrarsi all'invito pressante e liberarsi dall'occhiuta attenzione dei malefici tucid che presagiva suoi carnefici. Nel portare alla bocca la porzione, il re si accorse dell'esitazione della compagna. E le lanciò un'occhiata di biasimo. La faccia rabbuiata dell'uomo a cui legava la sua vita la ferì nel profondo. Intimidita e confusa, accostò come un automa il bicchiere alle labbra il Forte Aroma le arrestò per un attimo la mano. Alzò lo sguardo, e sul volto di un nano lesse il trionfo. Proprio in quell'istante giunse un nitrito acuto, lacerante da una finestra aperta sul cortile. Capì reagì. Con impeto febbrile scagliò a terra il bicchiere, si lanciò sul fondo del salone ed imboccò una piccola porta di servizio semiaperta. Discese a precipizio una scaletta ripida di accesso al parco della Reggia. Sull'ingresso il suo fedele cavallo prestante l'attendeva, impettito, scalpitante, tutto bardato, pronto per fuggire. Si inginocchiò e lei poté salire rapidamente e sistemarsi in sella che già la sagoma possente snella scattava via. Si liberò del velo e della cappa, incurante del gelo del rude autunno e senza più controllo, stretta al destriero, abbracciandogli il collo, scoppiò in lunghi singhiozzi irrefrenabili. Pianse lacrime amare, inconsolabili, si sentì afflitta, abbandonata, sola, con una spada puntata alla gola, vittima di un proposito spregevole che la faceva apparire colpevole. E più di tutto le faceva male rievocare l'immagine glaciale dello sguardo aggrottato di rimprovero di Minimo. Capiva che quel povero nobiluomo era vittima a sua volta di quella trappola, ancorché rivolta a lei, e meritava comprensione. Ma provava una forte irritazione per la sua troppa faciloneria nel dispensar la propria cortesia. Evitando la folla lungo i viali del parco, poi per strade laterali e viottoli sassosi di campagna, sempre rivolto verso la montagna, prestante galoppava di carriera, mentre lei gli inzuppava la criniera. Però smise di piangere, di rotto a poco a poco, in fondo quel complotto constatò le chiariva un po le idee. I gran paludamenti e le livree ostentati durante quella festa le erano sembrati carta pesta, sicché Considerava una fortuna sottrarsi finalmente all'importuna albagia della vita cortigiana. Si sentì invasa da una calma strana. Accarezzando il manto del destriero, disse a se stessa: Non è affatto vero che sono sola. Ho chi mi protegge e rassicura più di cento re. E pensò con commossa gratitudine a chi colmava la sua solitudine, offrendole costante vigilanza, con benevola, assidua vigilanza, presto orecchio il paterno, caro mago. Son qui sbandata, rifletteva, vago, sola nel buio, ignara della meta, ma so di avere in lui la mia cometa. Viaggiava da molte ore ininterrotte, e da tempo era ormai scesa la notte. Il prodigioso amico a quattro zampe si stava inerpicando sulle rampe di un monte solitario scosceso e anche sui sassi con passo disteso saliva infaticabile e veloce ma quando lei gli disse sottovoce quasi implorando con una carezza sto per cadere muoio di stanchezza il docile animale rallentò e di lì a pochi metri si fermò in una grotta aperta nella rotta Iniziava a cadere qualche goccia di pioggia, il cielo era carico e cupo, minacciava tempesta, e sul dirupo non c'era alcuna traccia di sentiero. Sebbene l'antro fosse tutto nero, vi s'intuiva un comodo rifugio. La ragazza smontò e, senza indugio, da una bisaccia della sella prese una coperta a tentoni la stese su un po' di terra che tastò sul fondo spossata cadde in un sonno profondo dormì placidamente alcune ore senza avvertire i lampi ed il fragore dei tuoni di un violento temporale che imperversava con furia autunnale si svegliò intrizzita con un brivido di freddo all'alba fuori il cielo livido, punteggiato di sparsa nuvolaglia, dopo il diluvio, era l'avvisaglia di un rigido, precoce, lungo inverno. Si alzò a fatica, andò verso l'esterno, assonnata, con l'aria ancora incerta, avvolgendosi stretta la coperta sulle spalle, e trovò, proprio all'imbocco della grotta, il cavallo con lo zocco alzato pronto a riprendere il viaggio. Si riscosse, scoprendo nel paesaggio attorno a lei aspetti familiari di linee e di colori montanari, e capì che la corsa era diretta a riportarla nella sua casetta. Presa da un'immediata frenesia, recuperò di colpo ogni energia si lavò il viso in fretta d'un ruscello che scorreva lì accanto, per mantello si annodò la coperta sulle spalle, salì in sella e volò verso la valle, ritrovando in sé stessa, sulla schiena dell'amico, ottimismo e nuova lena. Mentre prestante galoppava lieve, Quasi sfiorando con le lunghe leve talvolta campi soffici ed erbosi, più spesso impervi sentieri sassosi, Gelsomina, pensando a quell'oscuro complotto, meditava sul futuro. Non potrò intrattenermi a lungo a casa, i perfidi Tucid ne son persuasa, ritorneranno subito all'attacco per mettermi di nuovo sotto scacco. Se quella banda di gnomi mi osteggia al punto di braccarmi nella reggia, vuol dire che è decisa proprio a tutto. Mi seguirà finché mi avrà distrutto. Il solo che mi può prestare aiuto è il mago. Solo lui è intervenuto, grazia prestante, a togliermi dai guai e consentirmi di fuggire. Ormai, a quanto pare, nemmeno la corte può proteggermi in questa dura sorte così incerta, che in momenti tanto bui posso affidarmi solamente a lui. Andrò a trovarlo, ma come affrontare la foresta potrò forse contare sui consigli preziosi del buon momo. Chiederò a quel bravo e saggio gnomo a quali nuovi espedienti ricorrere per passare la selva senza incorrere in fatali pericoli di certo mi aiuterà col suo parere esperto arrivò a casa verso mezzogiorno squittendo in festa per il suo ritorno una tribù di scoiattoli in frotta la circondò saltellando condotta dal suo vispo papà il buon Bibò Commossa la ragazza carezzò gli animaletti ad uno ad uno e accolse tra le braccia l'amico, quindi tolse una pietra di fianco al fontanile ed estrasse la chiave del fienile, quella di casa ricordò di fuori l'avevano alla reggia i genitori, potè così passando nel solaio da una stretta apertura del granaio entrar nella mansarda. Benché stanca, aveva fretta dalla cassapanca tirò fuori due comodi maglioni, s'infilò si dei pesanti calzettoni, con una punta di malinconia, ma anche senza alcuna nostalgia, si cambiò finalmente la sontuosa veste imbroccato candido da sposa, e fu di nuovo pronta per il viaggio non poteva concedere il vantaggio nemmeno di un minuto agli avversari. Con i loro poteri straordinari magari erano già sulle sue tracce. Rabbrividì, pensando a quelle facce cariche di propositi cattivi, celermente finì i preparativi, uscì e si tirò con precauzione dietro le spalle il piccolo portone. Prestante levò il muso dalla biada e ripresero subito la strada. Nel salone, il drammatico incidente del tutto inopinato e sconvolgente della sposa scomparsa a bruciapelo fece calare un'ondata di gelo sbalorditi vedendola fuggire i due gnomi provarono a reagire lanciandosi a inseguire la fanciulla fin sulle scale ma per un non nulla quello scatto fulmineo di prestante la sottrasse alle grinfie di un furfante che rotolò per terra il suo compare Cercando inutilmente di afferrare le briglie, ebbe uno zoccolo sul muso e restò steso, intontito e contuso. Intanto il re era immobile, impietrito, con il bicchiere in mano, inebetito, come tutti i suoi ospiti, contratti, con i calici alzati e sterrefatti. In piedi, in prima fila, tra i presenti, i Più angosciati erano i parenti di Gelsomina, muti, intimiditi, tremavan tutti pallidi, allibiti. Ben presto all'iniziale meraviglia seguì in sala un confuso parapiglia. Tutti s'interrogavano si a vicenda, cercando di spiegarsi la vicenda quasi incredibile, paradossale, ma nella confusione generale, ci fu chi riportò tutti alla calma fu l'astuto bavone, con la palma ben distesa ed alzata accanto al trono richiamò l'attenzione e con un tono suadente chiese a tutti di tacere: Signori, non c'è nulla da temere, pontificò con voce alta e sicura. La sposa ha avuto un moto di paura. Gli gnomi le han portato alla memoria brutti ricordi di una triste storia. Adesso, con un piccolo ragguaglio, le spiegheranno che è stato un abbaglio e ogni timore in lei sarà svanito. In pochi istanti tutto è già finito. Nel frattempo, vi prego di onorare l'invito di Remminimo a brindare all'amicizia tra i nostri paesi. Sian rimasti coi calici sospesi. Essendo l'accaduto incomprensibile, questo discorso falso ma plausibile rasserenò un po gli animi, e nel clima meno teso si accrebbe anche la stima per l'ospite straniero. Volentieri tutti risollevarono i bicchieri, a partire dal Re che era rimasto in silenzio annientato dal nefasto presagio di un distacco irreparabile il vino era davvero impareggiabile e fra tutti i presenti inebriati dal bouquet, dalla Roma ed estasiati nessuno sospettò che la bevanda fosse in realtà una pozione nefanda che creava uno stato di euforia cui seguiva la rapida amnesia di ciò che era accaduto di recente sicché quando a Bavone fu evidente dagli occhi lustri e dalle facce ottuse che tutti avevano le idee confuse risoluto salì sulla pedana del trono minimo con aria strana lo lasciò fare del suo raziocinio non aveva purtroppo più il dominio il fatale elisir da lui bevuto stava sortendo l'effetto voluto. Malgrado il suo profumo assai gradevole ed un sapore morbido e ingannevole, quel nettare o piuttosto quell'intruglio era in effetti un orrido miscuglio di piante velenose e frutti esotici e aveva rovinosi effetti ipnotici su chi beveva la cui libertà era annullata e la sua volontà assoggettata al somministratore pote d'unque l'astuto imbonitore tolti ricordi ad ogni cortigiano col vino ed asservitosi il sovrano con il veleno impancarsi a padrone ed impartire una nuova versione dei fatti appena occorsi Devo ahimè annunciarvi per ordine del Re che poco fa la sposa è stata presa da un piccolo malore ed è sospesa la festa delle nozze. Non appena sarà ristabilita e più serena, gli sponsali saranno celebrati. Siete tutti fin d'ora rinvitati. Arrivederci dunque molto presto. Alzò entrambe le mani con un gesto di congedo, fu grande lo stupore dei presenti. Lo stato di torpore stava svanendo, e dunque quel rinvio di sorprese. Restò però l'oblio di quanto era avvenuto in precedenza. Non sapendo spiegarsi la presenza di quel cerimoniere forestiero, guardarono per sciogliere il mistero Remminimo ma questi spiritato e con lo sguardo alquanto obnubilato già conversava fitto con Bavone mostrando grande considerazione per l'interlocutore assai perplessi nel notare i suoi modi sottomessi verso l'ospite i nobili presenti abbozzando saluti deferenti ma frettolosi di formalità, sfilarono davanti a sua maestà e presero congedo. I genitori di Gelsomina, fra mille timori, uscirono anche loro. Piano piano la sala si svuotò. Il ciambellano chiuse il portone. Il re confabulò col maggiordomo, al quale comandò Predisponete subito una stanza per un signore di grande importanza. Quello non disse nulla ed annui, ma scomento in cuor suo rabbrividì, mascherando a fatica lo sconcerto. Era il fedele servo da Goberto, di tutti il solo a non aver bevuto. Aveva dunque chiaro Furenti nel vedere il loro attacco concludersi con quel bruciante smacco, i due gnomi sfogarono con sconci improperi la rabbia. Poi, malconci, rialzatisi, si avviarono con passo incerto, mugugnando a capo basso su una stretta viuzza solitaria, verso un'occulta uscita secondaria del parco. Lì, in un bosco retrostante, li attendeva, nascosto tra le piante, un gruppo di tucid con un carretto che doveva servire nel progetto a trasportare la sposa rapita poiché l'impresa ormai era fallita tutti insieme simboccarono una via che conduceva alla periferia della città di lì attraverso viottoli di campagna i crudeli nanerottoli in mezz'ora raggiunsero una vecchia, fatiscente, isolata catapecchia che avevan scelto apposta fuori mano per dare esecuzione al loro piano. Mordrec era alla guida del trappello, Con la fronte aggrottata dal rovello dell'inattesa, umiliante sconfitta che quella giovane gli aveva inflitta, ringhioso non riusciva a darsi pace che fosse risultato inefficace un tranello così ben congegnato quel maledetto cavallo pezzato ripensando al momento dell'impatto con il destriero dal prodigioso scatto con cui questi di colpo era partito e dal calcione che aveva subito con suo scorno dal magico animale Comprese che l'autore principale di un salvataggio tanto straordinario era proprio il temibile avversario al quale aveva dichiarato guerra, l'invadente stregone della terra inaccessibile di voce c'è. Dunque, il potente, odiato mago Re aveva indovinato il suo progetto e sottratto al fatale trabocchetto l'insulsa ragazzina questo fatto rendeva più difficile il ricatto con cui mordrec contava di riavere il fatato diamante e il suo potere ma un tucid non si dava mai per vinto se il presuntuoso mago era convinto di aver già messo in salvo la ragazza presto avrebbe appena con che razza di avversari doveva fare i conti, così a lungo umiliati erano pronti a tutto, benché fossero rimasti in pochi, pur di rinverdire i fasti di un passato glorioso. Innanzitutto si, si ripromise il truce farabutto: Rintracceremo la pollastra, giuro. Non si sentirà mai al sicuro dovunque vada. Le staremo addosso fin quando il mago non sputerà l'osso. Per intanto, ghignò con gli occhi torvi. Metto in azione subito i miei corvi. Entrato nel cadente cascinale, su per le rampe di malferme scale, Mordrecca raggiunse in fretta la soffitta. Nel vano di una specie di garitta, poggiata su sconnessi tavolacci, erano appollaiati tre uccellacci enormi, neri, un lungo addestramento del loro senso dell'orientamento li aveva resi esperti esploratori dei cieli ed efficaci informatori di quello che vedevano accadere al di qua e al di là delle frontiere. Con metodi pazienti e misteriosi, Mordrec creando quasi una simbiosi con i tre corvi, ormai ne comprendeva il linguaggio e ad essi trasmetteva i suoi ordini. Il capo degli ignomi aveva dato loro illustri nomi. Agilulfo esplorava il settentrione, Pacuvio il mezzogiorno, l'est catone sorvolavano a turno non sovente la deserta palude d'occidente con pochi cenni l'ognomo istruì i suoi tre neri allievi e li spedì ad effettuare una ricognizione per riferirgli in quale direzione stessero galoppando i fuggitivi riacquistati gli stinti combattivi discese e radunò i suoi compari amici dobbiamo correre ai ripari proprio alla stretta finale purtroppo il nostro piano ha trovato un intoppo e c'è sfuggita la preda di mano ma non arriverà molto lontano perché la fermerò secondo me la ragazza è diretta a voi che c'è Me ne darà pacuvio, la conferma, ma giocherò di anticipo. Ho la ferma certezza di sventare il suo disegno. Quella furbetta conta sul sostegno di presto prestorecchio. Noi le impediremo d'incontrarsi con lui, la bloccheremo appena giungerà nella strettoia d'ingresso al regno. C'è una scorciatoia che va direttamente a quella meta. È un'impervia malcerta via segreta seminascosta dentro la foresta. In due giornate di marcia un po lesta giungeremo all'imbocco della gola a intercettare la cara figliola che per quanto veloce non potrà arrivare a precederci fin là. Orbilio era il suo vice tu va in fretta da Bavone e alla reggia che mi aspetta per accordarci sul piano d'azione tu digli della nostra decisione e che continui a fare la sua parte per quanto il mago mescoli le carte ci basterà questo rapido viaggio per tener stretto in pugno il nostro staggio Oh.